Allora, vi faccio giù questo piccolissimo video per spiegarvi meglio alcune cose e aiutarvi nel procedere nel lavoro di rilevazione dei dati, dei prezzi eh, che abbiamo iniziato a fare questa settimana. Allora, come vedete in questa lista che ho preparato su Amazon ci sono i prodotti di cui non trovate più nulla, no? Quindi vedete il DASH attualmente non disponibile, l'ISOFORM attualmente non disponibile, l'igienizzante invece c'è, e i guanti lattice ci sono ma eh, non c'è più questo lo rimuoviamo perché non c'entra niente e le mascherie Ah no, addirittura no, un momento. Quindi, per esempio, perché questi prodotti non ci sono? Perché evidentemente non c'è una offerta equivalente alla domanda perché la gente pulisce di più, la legge igienizza di più, lava di più per tutto quello che sta succedendo. E questo fa schizzare i prezzi verso l'alto e addirittura fa finire i prodotti nella loro disponibilità. I guanti, i guanti che usiamo purtroppo quando usciamo per fare la spesa per tutte le cose che ci servono, e hanno un prezzo esorbitante, una confezione che costava 9 euro prima della, della, del, del, della crisi, diciamo così, adesso qui. Se vediamo, visualizza le opzioni. Costa 25 euro. Che è qualcosa totalmente fuori, fuori mercato. Poi, questo titolo non è più disponibile. Sono le mascherine chirurgiche che addirittura le hanno tolte. Non ci sono più, eh, non sono disponibili. Così come, dove immagino in una variabile, c'era la, 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 la mascherina FFP, FFP2, che sarebbe qualcosa di meglio, e anche questo non c'è più. Qual è la considerazione che dobbiamo fare? Che, che nel mercato ci sono delle perturbazioni proprio per questo per il problema che si, è venuto, che si è venuto a verificare. Quindi voi non dovete fare nient'altro che arrivate a questo punto di aprire il file che vi avevo preparato. E qua che è già pronto, quindi lo apro subito e vedete qui ci sono. Non disponibile, non disponibile, non disponibile, e quindi è rimasto soltanto, stamattina c'erano ancora a 42,97, che fra l'altro erano solo 10, da questo momento non ci sono più. Quindi rilevate finché ci sono questi prodotti e poi fate le considerazioni del caso. Voi, come vedete, nell'ambito frutta, diciamo dell'orto più che della frutta, Grossi problemi non ce ne sono e i prezzi rimangono tendenzialmente stabili. Vedete, cambiano di pochissimo, mentre delle considerazioni interessanti si possono fare sul prezzo di queste materie prime importanti. Come vedete, il petrolio sta calando perché c'è meno richiesta, perché le fabbriche chiudono, c'è meno necessità di produrre energia, eccetera eccetera. Loro che invece è un bene rifugio sta salendo, al di là di una piccola flessione alla fine della settimana scorsa, quindi, se prendete il parametro dal 18 al 27 marzo, che non sono neanche 10 giorni, da 1525 si è passati a 1639. Il gas cala pure per i soliti motivi. Mentre, appunto, come vedete, i beni rifugio l'oro aumenta e il palladio ha un aumento incredibile, da 1509 è passato a 2,234. Perché, questo il palladio è un metallo particolare che ha degli usi particolari e che viene prodotto pochissimo. Quindi, la quantità è estremamente bassa. Quindi, questa carenza fa lievitare il suo prezzo. A questo proposito, vi invito. Qua vi ho messo il, il, il link, lo cliccate, no, lo potete cliccare, no, lo, cercate questo link qui, vi faccio vedere, si apre, si, anzi no, qua si dovrebbe aprire, e c'è un articolo interessante perché si tratta tanto parla del palladio. Negli ultimi mesi la sua quotazione ha superato quella e del il motivo sono le marmite che c'entrano ve lo leggete con calma e vi fate una cultura in più. E... Niente, era soltanto questo quello che volevo dirvi, quindi quando non trovate i prodotti, ND è al momento opportuno, quando a fine mese dovete tirare le fila del discorso, fate questo tipo di considerazione per fare una relazione più carina. Per esempio prendete il palladio, lo evidenziate tutto così, metti, inserisci, grafico, linee e viene una cosa così, che lo potete eh, tagliare in colla, copia incolla e fate una relazione con delle vostre considerazioni. E ultima cosa che volevo dirvi, io eh, cercherò di seguire in queste lezioni che facciamo in questo periodo: due, due canali. Uno, dove cerco di farvi fare delle cose leggere, diverse, per farvi riflettere, per occuparvi il tempo senza essere pesante, barboso, eccetera, poi. Inizierò a fare anche delle lezioni dove chiudiamo il programma perché io non credo che ritorneremo più a scuola per quest'anno e quindi proprio per dare validità alle valutazioni che vi, che vi metto in questi lavori, finiamo con dei PowerPoint che vi spiegherò progressivamente e successivamente le cose che dobbiamo fare in tutte e tre le classi mie e faremo dei test online scritti. E da aprile in poi, insomma, per concludere questo lavoro, mi raccomando e speriamo di farcela. Ciao a tutti.